Un pomeriggio ventoso per riflettere su cose belle e cose brutte della gara con la Salernitana e anticipare con la mente il viaggio in Danimarca per l'atteso debutto in Coppa UEFA. La vittoria in campionato ha lasciato l'immagine di una Roma per niente esaltante nel primo tempo, ma capace di sfruttare al meglio la superiorità numerica nella ripresa. Zeman comunque è piuttosto critico. Ma io penso che niente ha funzionato al meglio, io penso che dobbiamo migliorare in tutte le parti. Insomma, in vista della sfida col Silkeborg potrebbe cambiare qualcosa. Al centro dell'attacco, ad esempio, è probabile l'impiego di Del Vecchio al posto di un Bartel che ieri non ha certo impressionato. In difesa si potrebbe vedere Uome e a centrocampo Tomic. Tutte ipotesi, naturalmente. L'unica cosa certa è che oggi in allenamento la truppa era al completo, eccezion fatta per Alenišev, afflitto da problemi all'alluce del piede sinistro. Quello che non cambierà sarà il modulo e l'atteggiamento. In campionato come in Coppa, Zeman fedele a se stesso, con la convinzione di avere una buona arma in più degli avversari. Ma una squadra danese, le squadre danesi assomigliano abbastanza alle squadre inglesi e giocano sui ritmi e sulla fisicità. Io penso che sul piano tecnico la Roma ha dei vantaggi e spero che riuscirà a sfruttarli. Insomma, la tecnica contro la fisicità per superare un avversario di cui si sa poco, o forse meno. Cosa sai di questo Silkeborg? Ma sinceramente niente. Non batterà più rigori Di Biagio. Gli pesa e come quell'errore dal dischetto, anche se l'annuncio arriva quando ormai i suoi compagni hanno lasciato lo stadio di Empoli. Facile immaginare a cosa avrà pensato subito dopo la parata di Sereni. I mondiali in Francia, la traversa che costò agli azzurri l'eliminazione. Chi invece non sa nascondere la felicità è proprio il portiere azzurro, il migliore della partita, e non solo per quella prodezza. Non so perché, ho un brutto presentimento, ho detto qua magari si può scappare il rigore, non so. Così è stato e mi ero anche immaginato che lo paravo, quindi è stato un sogno bellissimo. Devo ringraziare mio padre, i suoi suggerimenti, che mi ha detto di fare attenzione a certi movimenti degli attaccanti. Io sto facendo attenzione e mi ha dato buoni frutti, quindi grazie anche a lui. Bella la Roma, almeno per un tempo, forse anche troppo. La squadra di Zeman dà la sensazione di fare da un momento all'altro un solo boccone degli avversari, ma raramente si mostra incisiva sotto porta. Le conclusioni più pericolose arrivano quasi sempre lontano dall'area di rigore. Lei crede che questi siano comunque due punti persi? Ma quello bisogna vedere alla fine. Io penso che oggi si poteva vincere, si doveva cercare di vincere. Peccato che secondo tempo non abbiamo fatto più ordinato come prima. Dall'altra parte il solito Empoli, tenace, aggressivo, generoso e anche sprecone. Sì, perché alla fine è proprio la squadra di casa a mangiarsi le mani per gli errori, alcuni davvero clamorosi, commessi dagli uomini di Sandreani. È stata una partita importante perché ha fatto capire anche lo spirito di questa squadra al pubblico, e il pubblico si è animato, si è scaldato, giustamente è stato trascinato. Per questo credo che sia stata una prestazione importante. È proprio così che deve giocare l'Empoli se vuole bissare la salvezza dell'anno scorso. Più pratica, meno leziosa, deve essere invece la Roma, se vuol raggiungere qualche traguardo. Autografi sotto l'ombrello per la seconda della classe e auguri per Totti che oggi ha compiuto 22 anni. Li ha festeggiati sotto un cappuccio, niente champagne a Trigoria, solo pioggia a non finire, ma Zeman non ci fa caso. Battuto il Venezia 2-0, c'è da lavorare, come sempre. Martedì il ritorno di Coppa con il Silkeborg, il 2-0 in Danimarca non tranquillizza Di Biagio. Sembra tutto semplice, speriamo di non fare una specie di figuraccia come l'abbiamo fatta col Chievo Verona, ed è per questo che ci deve servire da lezione quello che è successo mercoledì sera. Dobbiamo entrare in campo come se la partita dell'andata fosse finita sullo 0-0, quindi cercare di vincere la partita, di cercare quel gioco che in questo momento viene un po' a sprazzi. C'è da migliorare dunque. La Roma scintillante, quella che vuole il boemo, è ancora in cantiere. Intanto i gol di Marco Del Vecchio spengono, almeno per il momento, le polemiche sull'attacco, che la tifoseria non gradisce più di tanto. Siamo contenti che ha fatto questa doppietta, anche perché Marco può fare tanti gol e noi abbiamo bisogno dei suoi gol. Il KO subito dal Venezia in 15 minuti lascia l'amaro in bocca a Novellino. È stata una partita nata male, ecco, nient'altro. Per i tifosi romani sabato e anche domenica con trippa. E questa forse è la filosofia giusta per volare alto.
Per Francesco Totti la soddisfazione della prima convocazione in nazionale. Sampdoria che gioca di rimessa ma riesce anche a rendersi pericolosa. Questo svarione di Chimenti, portiere della Roma, provoca subito un angolo per i blu cerchiati che sono pericolosi. Con la deviazione di testa di Franceschetti si riscatta subito Chimenti. È una partita che la Roma interpreta con una difesa molto alta. Quando non scatta il fuorigioco sono pericoli che fioccano. Qui il cross di Jacopino non è sfruttato dai compagni. La Roma comunque mette in campo un tasso di classe superiore. Del Vecchio è la punta più avanzata. Qui costringe Ferron all'uscita. E bellissima l'azione della Roma, il tocco in profondità è di Totti a favore di Tommasi che mette al centro, comodo il tocco per l'1-0 a favore dei giallorossi del solito Marco Del Vecchio, al suo terzo gol in campionato. Rivediamo il cross raso terra di Tommasi e la deviazione vincente di Del Vecchio. Roma che poi continua con la sua tambureggiante azione. Dall'impressione la difesa della Sampdoria schierata con quattro uomini da Spalletti di cedere ancora, però la Sampdoria mette sul campo una straordinaria dose di agonismo. Ortega impegna ancora Chimenti su calcio di punizione ed è proprio Ortega costretto a fare sia il centrocampista sia l'attaccante a ispirare tutte le azioni della Sampdoria. Sampdoria comunque finisce il primo tempo sotto di un gol a zero. Vivacissimo l'avvio della ripresa, manco a dirlo è ancora Ortega che detta i ritmi per la Sampdoria, il suo suggerimento sulla destra e una conclusione che termina oltre la traversa. La Roma però dà sempre l'impressione di grande pericolosità, qui alla conclusione Di Biagio, fuori di poco il suo tiro. Sampdoria che gioca soprattutto con grande determinazione, con grande volontà e ancora il portiere della Roma Chimenti sollecitata dall'azione in profondità. Zeman comincia a strigliare i suoi, la Roma comunque dimostra di essere in buona serata anche se deve rinunciare a Totti poco prima del quarto d'ora. Ancora Roma pericolosamente in avanti, Del Vecchio, miracolosa respinta di Ferron. È il momento cruciale della partita perché sul capovolgimento di fronte e su punizione il colpo di testa da parte di del giocatore della Sampdoria porta la situazione in parità 1-1 per il gran gol segnato da Palmieri che rivediamo. Dà l'impressione di non riuscire a tenere l'ordine della partita l'arbitro Tombolini, fioccano le ammonizioni, Roma che si rovescia rabbiosamente in avanti, ci sono anche alcuni episodi che fanno salire ulteriormente il nervosismo, ma la tambureggiante azione della Roma non sortisce effetti, viene sollecitata al massimo la retroguardia della Sampdoria che comunque tiene botto. E poi il solito Ortega guadagna un calcio di punizione dal limite poco prima della mezz'ora del secondo tempo. Batte a sorpresa e segna un grandissimo gol Jacopino per la soddisfazione dei suoi compagni. Rivediamo la prodezza di Jacopino che tira mentre tutti si aspettavano la conclusione di Ortega. Zeman manda in campo Aleinicev e Gautieri al posto di Paolo Sergio e di Francesco, ma non cambia la situazione. Continua ad attaccare con grande volontà alla Roma, ma altrettanto determinata è la Sampdoria, Ferron sugli scudi, alla fine non cambia il risultato e la Sampdoria addirittura finisce in 11 contro 10 per la seconda ammonizione toccata dal Dair e per la Roma l'amarezza non solo di perdere la partita ma anche per espulsione il suo capitano. Vince per 2-1 la Sampdoria. Prima o poi doveva capitare. Era il momento più temuto ed è successo nel modo peggiore. La prima sconfitta della stagione in partite ufficiali rischia di far sprofondare la Fiorentina in un incubo. Non è tanto il KO di Roma a preoccupare, ma come è maturato e le polemiche che inevitabilmente si porta e si porterà dietro. Hanno deciso gli episodi, è bene ribadirlo, perché solo con un'incredibile dose di fortuna i giallorossi hanno potuto stendere la Fiorentina. Ma certo che la trasferta all'Olimpico deve far riflettere su come la squadra, che pure entusiasmato per un'ora, ha gestito la parte finale, sulle scelte di Trapattoni, su quel sottile malumore che circola tra alcuni giocatori. Malumore esploso nel caso di Edmundo. Sono molto
felice che il ragazzo si sia, sia prima dell'allenamento, sia ora con il Giovanni, i tre pattoni si sono visti, si sono abbracciati. Giovanni è un pater familias, quindi è finito lì il discorso. Insomma, la parola d'ordine sembra essere minimizzare come se nulla fosse successo. Ora più che mai c'è bisogno della presenza della società per ricompattare l'ambiente, perché nonostante tutto, con una classifica così, sarebbe assurdo pensare ad un sogno già finito. E noi andiamo avanti per la nostra strada, eravamo consapevoli prima di non essere imbattibili, per cui non è cambiato niente, ecco, dispiace per come è andata la partita. È magica. Da malati di cuore, però. Ti fanno ammalare, tutto è possibile, fino alla fine. Penso che una cosa del genere non si verificava da 20 anni, secondo me. Mi ha preso proprio una cosa qui al cuore e mi sono messa a piangere. Il boato dell'Olimpico, un trionfo al Cardiopalma che archivia con successo la partita contro i Viola primi in classifica. Una grande vittoria per la squadra, per uno Zeman abilissimo a cambiare in corsa e naturalmente per Francesco Totti, protagonista al 94esimo, eroe in campo e finalmente leader, oggi sorridente a Trigoria. Ho tirato fuori tutta la rabbia che avevo in corpo perché era... cercavamo questa vittoria a tutti i costi, poi venuta dal mio gol penso che è ancora più bello. Però penso che un boato così, penso indimenticabile. Sembra che il 9 si vinca meglio. Spero che noi non ci giochiamo più, però è logico, se dovessero accadere queste situazioni, riusciamo sempre a metterci bene in campo e come vuole il mister. E adesso verso la Coppa UEFA, martedì prossimo, sempre all'Olimpico. Oggi allenamento differenziato per i giallorossi diretti da Zeman, che contro il Leeds potrà contare di nuovo su Aldair. Ancora in forza invece il rientro di Paolo Sergio. Sappiamo che le squadre inglesi sono molto forti sul piano fisico. Cercheremo di fare una partita come ieri. La dea bendata, si sa, tranne qualche rara eccezione, bacia i suoi protetti a fasi alterne, senza esagerare, non commettendo quasi mai delle ingiustizie. Lo sapeva bene la Roma, che si aspettava prima o poi una inversione di tendenza dopo la vittoria in extremis guadagnata la settimana scorsa all'Olimpico contro la Fiorentina. Ma mai la squadra di Zeman avrebbe immaginato un voltafaccia della divinità della fortuna così plateale come quello di oggi al Meazza contro il Milan. 3 pali, un rigore sbagliato, varie occasioni sciupate rappresentano il bottino dei giallorossi, che ovviamente hanno da farsi anche qualche autocritica. Roma subito in vantaggio con Del Vecchio, che riprende una respinta di Rossi al tiro di Totti. Ancora è solo Roma che comanda il gioco, crea occasioni, mette sotto gli avversari nel ritmo e negli schemi, ma trova di fronte a sé 2 pali nei tiri consecutivi di Del Vecchio e Tomic. Neppure questo scuote il Milan, che dovrà aspettare oltre mezz'ora prima di presentarsi davanti a Chimenti. Intanto la Roma ci riprova e Totti dalla distanza impegna Rossi. Ultimi minuti del primo tempo con i rossoneri più incisivi. Biroff mette alla prova con un gran destro il portiere giallorosso e poi va in gol, ma Collina annulla per fuori gioco di UEA. Valida invece poco dopo la rete di Leonardo, che trova sguarnita e immobile la difesa giallorossa. La ripresa vede subito la Roma in avanti e Del Vecchio guadagna un rigore per il fallo subito da Cruz, ma Totti dal dischetto è la prova lampante che questa per i giallorossi non è la domenica buona. Lo è invece per il Milan, che continua a soffrire ma anche a sfruttare quelle poche occasioni che gli vengono concesse. Zighe va ancora in gol, una rete viziata da un tocco con il braccio che non è sfuggito a Zago. Per me c'era fallo di mano, perché se la palla non prendi la mano di Zighi ci andava via e non succedeva niente. La Roma si rimbocca le maniche e Paolo Sergio offre una gran palla a Del Vecchio, traversa e gol. Il Milan non si dà comunque per vinto, il gioco ancora non c'è, ma la determinazione è stata ritrovata. Punizione per i rossoneri contestata dalla Roma, cross di Boban e testa di UEA che anticipa tutti. La domenica continua implacabilmente ad essere nera per la Roma, che con un tiro dalla distanza di Totti colpisce la traversa. Vari cambi, l'espulsione di Boban, ma giallorossi sempre in avanti con perfetto cross del neo entrato Bartelt per Paolo Sergio, che di testa sbaglia banalmente.
Per Maldini infortunio al setto nasale, Milan in 9, ma poco dopo anche la Roma perde un uomo, il giovane Daniele Conti, espulso forse per uno sputo a Birov. Zeman è amareggiato, ma in lui è più forte la soddisfazione per l'ottima prova della sua squadra. Anche a Milano abbiamo dimostrato che siamo una buona squadra e quello era importante, è normale che il risultato è importante pure, però io penso che se questa squadra si convince che può competere, competerà a lungo. Felice ma con cautela Zaccheroni. Abbiamo reagito con orgoglio, con determinazione, però con scarsa lucidità e scarso ordine. E su questo dovremo lavorare. ...14 gol in 7 partite, 4 successi consecutivi all'Olimpico, 4 reti all'Udinese nell'anticipo serale in uno stadio stracolmo di tifosi che sognano e che oggi a Trigoria festeggiano gli eroi giallorossi. Allenamento pomeridiano per una Roma che ieri ha regalato emozioni per tutto il secondo tempo ma che riesce a sbloccarsi solo grazie al gol di Di Francesco, il primo per lui della stagione. Una gioia che ha voluto condividere con i ragazzi della panchina e dedicare a un amico per i 68 anni compiuti proprio ieri, di cui 41 vissuti con i giallorossi. Me l'ha detto al sottopassaggio tra il primo e il secondo tempo. Ci ti dedico questo gol perché così, per affetto. Appena me l'ha detto mi sono commosso, direi quasi da piangere, però... il pupo è grande, lui è un... È un ragazzo che merita molto. Adesso poi, in questi ultimi tempi, è molto maturato. Totti, di nuovo capitano, convinto ormai che la sua Roma giochi il calcio più bello, autore del raddoppio romanista, ma soprattutto del calcio di rigore finale che chiude l'incubo del dischetto per squadra, tifosi e per se stesso. Non era facile perché subito dopo una settimana mi è ricapitato la stessa cosa. Sono andato lì con la calma e la freddezza e sono riuscito a spezzare i turci. Recuperato Cafu, almeno per il dottor Alicicco, già da oggi la formazione di Zemani si è preparata ad affrontare la battaglia di Coppa con il Leeds. Nei 90 minuti siamo riusciti a fare un gol, andiamo lì per giocarci la partita, poi speriamo bene per passare questo turno. Striscioni affettuosi a Bologna nella curva occupata dai tifosi romanisti. Sono tanti i giallorossi che non hanno dimenticato Carletto Mazzone. Ci si aspetta una grande Roma, ma nel primo tempo la squadra di Zeman viene superata dal Bologna sul piano del gioco. Per due volte Chimenti rischia grosso, ci provano Fontolan e Anderson. Il gol rossoblu sembra maturo, infatti passano gli ospiti. Totti per Paolo Sergio in confortevole solitudine. Meno di tre minuti e il Bologna pareggia, se ne va signori, finta di Anderson, la retroguardia giallorossa non impressiona, Beppe Gol ci crede e centra il suo primo bersaglio in campionato. La Roma sembra poco motivata, il modulo predisposto da Mazzone è fastidioso come un tafano in un pomeriggio estivo. In luce Ingesson che si scapicolla a centrocampo, il Bologna guadagna gli spogliatoi tra applausi meritati. Ho visto giocare bene il Bologna nel primo tempo, un bel calcio tecnico, anche abbastanza profondo, abbiamo avuto delle 4-5 opportunità di andare in gol, forse abbiamo sbagliato troppo sotto sto profilo, ma nel calcio, così nella vita, non si può avere tutto. In apertura di ripresa, punizione di signori per Bia, il montante nei pressi, una fiammata degli ospiti, Tommasi per Paolo Sergio, buona la prossima. 14esimo, Bologna in 10, Bia già ammonito, maltratta Di Biagio, Trentalange non ha esitazioni e il match gira. Mazzone si copre, Boselli, Cappioli e Maini per Binotto, Signori e Fontolan. Zeman ci prova con Alienicev che prende il posto di Candelà. Il Bologna chiude quasi tutte le serrature, Roma in avanti senza dannarsi fino allo scadere. Zeman, c'è qualcosa che non le è piaciuto nella sua Roma? Ma io penso che con superiorità numerica potremmo essere più lucidi e prepararla meglio l'entrata, perché abbiamo girato palla davanti a loro, poi non avevamo tempi giusti per inserimento. Incidenti, 12 feriti, un tifoso rosso-blu è stato accoltellato alla schiena, 20 giorni di prognosi, il responsabile è stato identificato. Leggermente contusi anche 3 agenti. È successo tutto fuori dallo stadio. Al termine della partita poi un pulmino a bordo 9 romani è stato assalito da un gruppo di ultra rossoblu armati di bastoni, catene e sassi.
Secondo il racconto di questo ragazzo romano, gli assalitori avrebbero gettato all'interno del pulmino un fumogeno acceso. Molta paura, un giovane è rimasto ferito dalle schegge dei vetri. 15 persone ci hanno preso a mattonate, mentre stavamo dentro, cioè, noi per scendere dai sportelli ci hanno dato fuoco al furgone e qui hanno chiuso 4 macchine, sempre loro. Quando siamo usciti che ci hanno bruciato il furgone sono partite le macchine. E le guardie dopo un'ora e mezzo sono venute. Siccome era agitato mi hanno detto che fammi i conti al commissariato, io dico guardie, capito? Voglio vedere. L'Udinese appena sopra la zona retrocessione, 9 punti per Empoli e Vicenza, 7 per la Salernitana, 5 per il Venezia. Di colori prima con tanto giallo e rosso ed in mezzo dalla Nord un timido verde. E festa dopo con tutto quello che comporta una vittoria importante nell'anno in cui su ogni campo l'effetto pubblico si sta rivelando determinante. Ma andiamo con ordine. Prima che si cominci c'è chi la prende con calma e chi è frenetico anche quando non sarebbe necessario. Moggi ha un buon destro, Paolo Sergio ha il consueto buon umore. La luce del sole rivela che Ivano Bordone ha un microfono sotto il cappotto, Bettega sotto il polsino, che Zeman ha il sorriso del gatto che ha avvistato il topo. Lippi squalificato e qualche metro più indietro nel gruppo dai cappotti blu. La formazione della Juventus è figlia di un momento difficile, un Del Piero non si inventa. 4 centrali in difesa, fasce bloccate con Di Livio e Davids e Zidane in soccorso di Inzaghi. E infatti la prima occasione è per l'uomo del Suriname, spallatina e Chimenti lesto di piede. Tutti insieme, magari non appassionatamente, con mischione in cui è raro trovare spazi e quando si trovano bisognerebbe aumentare la determinazione. La Juve non è dimessa, lo è stata di rado nella sua storia e potrebbe infliggere a chi ammassa le truppe dalla parte opposta un colpo mortale. L'angelo si libra in volo quando è chiamato in causa e che tutto sia già scritto e provato da quanto accade al frenetico Edgardo, bravo comunque nella chiusura a Chimenti. Galvani ride ad Inzaghi al suo ennesimo fuorigioco. E quando pensi che è ora di finirla, quel diavolo di Totti inventa un tocco che Paolo Sergio trasforma in 3 punti. Il gruppo in blu si precipita negli spogliatoi. Tempestilli questiona con Deschamps, Ferrara con Zeman, ma non potremo mai documentarlo. Quando si ricomincia c'è Fonseca per Tacchinardi e Del Vecchio che chiama all'appello chi è sempre pronto alla risposta. Si infortuna intanto Davids, entra il capitano dei Galletti di Francia e Montero colpisce Paolo Sergio, questo dice il collaboratore di destra e conferma il brasiliano. Mi danno un pugno in faccia e io credo che lui è stato un sportivo in quella situazione. Juve con l'uomo in meno, ma intraprendente e gagliardo. Sì, questo è confortante, noi siamo a testa alta e siamo convinti di essere sempre la Juve in corsa per il risultato finale. Poi in questo momento le valutazioni vanno fatte domenica per domenica, questa sembrava la formazione più adatta oggi. Carattere, fiducia incrollabile in se stessa, ecco la Juve di sempre, alla ricerca del pareggio che forse meriterebbe. Poi il colpo di grazia all'ennesima percussione, un tunnel, un tocco delicato di Candelà. Che cosa ancora, alla luce di quello che ha visto oggi, vorrebbe avere della Juventus e che cosa le sembra che la Roma abbia in più? A parte che sono discorsi di partita in partita che cambiano, ma è normale che, ripeto, la Juventus ha altra lezione dei titoli, non li possiamo levare perché ce l'ha, li hanno conquistati e penso che continuerà a conquistarli. È normale che noi vorremmo andarci dietro e riuscire ad arrivare a qualche cosa di importante anche noi. Zambrotta, tutto da solo Zambrotta, viene messo giù in maniera intelligente da Candelà, parte subito, posizione regolare di Osmanowski, attenzione a Osmanowski, appena colpito un palo, prova ancora Osmanowski, sinistro, e vede Masinga, 1-0 per il Bari, gol di Masinga, su assist di Osmanowski. Non sta intervenendo più davvero l'inglese, il suo arbitraggio, molti contatti, adesso Totti alla meglio su Necruz, finisce a terra, calcio di rigore per il tocco di Necruz su Totti e Necruz ha qualcosa da dire, ce l'ha con i tifosi del Bari, l'incita a contestare, mano in testa di Necruz, ammonito Mancini per proteste.
c'è stato il tocco sulla spalla, poi Totti si è lasciato andare a terra. È in corsa di Totti, il tiro e la rete, 1-1 Francesco Totti. Lazio e Roma, il primo gol l'abbiamo visto è quello di Del Vecchio, la risposta fantastica di Mancini ed è l'1-1 tutto nel primo tempo. Ancora più bella la ripresa, prova subito Stankovic il suo destro, viene fermato dalla parte esterna del palo, la Roma si fa vedere con il lancio di Tommasi, arriva leggermente in ritardo Del Vecchio in scivolata, poi la Lazio, ancora un acuto, Mihajlovic, la sua punizione deviata da Mancini, facendo ne ho fatti due e la Lazio va in vantaggio 2-1. Il tocco decisivo, prezioso di Roberto Mancini. Poi ancora Mihajlovic, questa volta allarga per il destro di Nedved, ma il tiro termina alto. Qui c'è il fallo di Petruzzi, già ammonito, gli costa la seconda ammonizione, il cartellino rosso. La Roma resta anche in 10 uomini, il fallo di Petruzzi che va sull'uomo, Petruzzi che aveva subito pochi istanti prima un fallo simile. Poi Totti ha l'opportunità sul sinistro, ma Marchegiani è ben piazzato. La Lazio ha un uomo in più e anche un calcio di rigore, perché uomo e falcia nettamente Salas in aria, il Matador trasforma dal dischetto ed è 3-1 e qui la partita sembrava davvero finita, praticamente archiviata, e doveva essere il quinto successo consecutivo della Lazio sulla Roma. Poi il giallo di questo pallone, entrato, non entrato, Marchegiani va all'indietro ma forse lo tiene fuori, poi è bravissimo su Totti dalla distanza, Totti si prenderà poi la sua rivincita. Primo gol annullato e saranno 3 alla fine i gol annullati in questa partita. Il lancio di Nedved in fuorigioco, c'era Mancini, inutile poi il colpo di testa di Stankovic perché in questo momento l'arbitro ha già fischiato. Poi su questo calcio di punizione di Candelà c'è un altro gol annullato, anche in questo caso per posizione netta sul colpo di tacco di Paolo Sergio e Del Vecchio oltre la linea dei difensori della Lazio, suo anche il tocco decisivo, giusto l'annullamento, numero di Totti in area, l'indecisione di Nedved e di Francesco, è bravissimo ad anticipare tutti e riapre la partita. In quel momento ci credono forse soltanto i giocatori della Roma e i tifosi, anche Zeman che sospinge in avanti i suoi, si addormenta Fernando Couto. Del Vecchio è bravissimo, può urlare la sua gioia il presidente Sensi, perché con questo gol Totti sigla il definitivo 3-3 in una davvero alternanza straordinaria di emozioni. E poi c'è anche l'ultima emozione, questo calcio di punizione per Del Vecchio che tocca il pallone, il guardalino aveva segnalato fuori gioco, l'ultimo tiro è di Stankovic, è bravo in spaccata con il piede sinistro, chi mette a mettere in calcio d'angolo, rovinata la festa della Lazio. Per andare a festeggiare sotto la curva sud si è preso l'ammonizione di rito Daniele Conti, figlio di Bruno, primo gol della vita con la Roma. Qualcuno però dice che avrebbe dovuto essere ammonito se non ci fosse andato sotto quella curva. Cos'è che hai preso di più da lui e che cosa non hai preso da lui, anche come persona? Che non ho preso di più da lui, ecco, i piedi, perché penso che il sinistro che c'era lui era una cosa troppo bella. E il carattere penso di aver preso uguale a lui, perché è uno che non molla mai e sono contento di questo, mi ha imparato tante cose. Mi ricordo un'immagine bellissima quando lui vinse lo scudetto con la Roma di Pertini che baciò a te e tuo fratello, tu te lo ricordi? Sì, ero piccolo però me lo ricordo, cioè, era una grande persona da come lo ha descritto mio padre, e era una grandissima persona, ecco. Si allena nella notte la Roma di Zeman, la Roma delle rimonte, la Roma dei ragazzini, perché se c'è Daniele Conti c'è soprattutto Francesco Totti, che già ripresosi alla grande dalla botta agli attributi, ormai non nasconde più neppure a se stesso di averli gli attributi, di essere insomma un matador. Dopo la goleada al Perugia arriva lo Zurigo in coppa fuori casa, Consel è già guarito, mentre Cafu, che si allena da solo, conta i minuti. C'è la neve, il campo sarà ghiacciato, però andremo lì a fare la nostra partita e speriamo di passare il turno. In questo momento c'è Zeman in studio da noi ospite, che cosa ti senti di dirgli? Spero che si comporti bene, che ci riprenda sempre come sta facendo in questo momento. Il Parma gioca come? Beh, gioca con su tre linee, con tre difensori, cinque centrocampisti, di cui uno che si alterna in appoggio alle punte, in appoggio al centrocampo, e due punte.
lei riuscirebbe a descrivere il gioco della Roma? No, penso che non si può, e dipende dalle situazioni, dalle valutazioni. Io penso che il gioco di calcio è tanto vario e anche la squadra ha tante varianti che non si può descrivere con una parola. È difficile anche per Malesani e Zeman descrivere gli schemi e le tattiche di Parma e Roma, due squadre riconosciute da tutti tra le più belle a vedersi. La difesa meno perforata in campionato contro l'attacco più prolifico. Quasi normale allora che nel primo tempo si siano studiate a lungo, lasciando poco alla spettacolarità ed offrendo rare occasioni veramente degne di nota. L'attacco del Parma cade più volte nei perfetti schemi del fuorigioco dei giallorossi, ma appena i sincronismi vengono meno, ecco Chiesa e Crespo sfruttare la prima indecisione degli ospiti. La reazione è pressoché immediata e davanti a Buffon si crea subito un pericolo che Cannavaro risolve intervenendo su Paolo Sergio, che reclama il rigore. Sicuramente il contatto c'è stato, però se iniziano da questi rigori, allora noi difensori dobbiamo andare a casa tranquillamente. Al rientro in campo Paolo Sergio si infortuna cadendo da solo, Zeman lo sostituisce con Gautieri, mossa che risulterà vincente. Nell'arco di 4-5 minuti la Roma si produce in accelerazioni e verticalizzazioni del gioco veramente impressionanti. Gli uomini di Zeman chiudono gli avversari che appaiono come un pugile messo all'angolo. Per Buffon un gran lavoro ed anche un intervento molto dubbio in area su Totti. Ma appena 20 secondi dopo arriva il pareggio giallorosso con Gautieri. Malesani corre ai ripari inserendo Fiore e Balbo e il Parma cresce frenando la valanga avversaria e proponendosi con maggiore intensità davanti a Chimenti, che salva prima su una punizione di Fuser, poi su un colpo di testa di Bogosian. Un risultato che pur con qualche distinguo soddisfa tutti, una partita che, come ci svela Gautieri, è piaciuta anche all'arbitro Boggi. Sia noi che loro, siamo due squadre che produciamo un buon calcio, addirittura ho sentito anche l'arbitro che a un certo punto ha detto la partita più bella che abbia mai arbitrato. Questo penso che fa piacere sia a noi ma anche alla gente che ci viene a vedere. Parma si sveglia e si ricorda per un giorno di essere stata una vecchia colonia romana. La città di Verdi, che vedrà stasera l'apertura della stagione lirica al Teatro Regio, viene invasa dal popolo romanista. 3.000, forse 4.000 tifosi giallorossi zampillano nelle strade sin dalle prime ore del mattino in attesa di una partita che ha tutto il sapore dello spareggio per eleggere la squadra antifiorentina del campionato. Penso che abbiamo fatto qualche cosa di più sul campo, a parte l'occasione di Francesco, però penso che ci sono stati episodi che potranno essere valutati diversamente a favore nostro. Era stata un po' presentata questa partita come uno spareggio per il ruolo di anti-Fiorentina. C'è una classifica che è molto così dinamica, cambia spesso perché è molto corta, perciò oggi ti puoi trovare una squadra davanti, poi la domenica dopo dietro, bisogna aspettare ancora un po', ecco, per vedere chi veramente ha il passo per allungare. Due galletti campioni del mondo, Candelà e Bogosian, credono nel tricolore. Chi lo vince lo scudetto? La Roma. Che sta dicendo? Andiamo a vincere a Roma noi? No, veramente, comunque il titolo è ancora lontano, c'è ancora tutte le partite di ritorno, sono due squadre fortissime, credo che sarà duro quest'anno per tutti quanti. Niente da fare per Aldair, Roma con difesa inedita, Candelà e Petruzzi centrali, Cafu e Dal Moro esterni, prima volta di Lucescu a San Siro. Roma che non ha ancora vinto in trasferta, arbitra Pellegrino, sarà una serata piuttosto difficile per lui. Prima del fischio d'inizio, minuto di silenzio, Roma con un lutto al braccio per il tragico crollo del Portuense. Si comincia, la Roma tiene la difesa molto alta, l'Inter trova spazi, la conclusione è di Winter, non difficile la parata di Chimenti. Ancora Djorkaeff converge, tocca dentro un pallone, c'è un contatto e Simeone si lamenta. Ci sarà tanto lavoro per Longhi stasera. L'Inter che comincia però un po' a soffrire le azioni della Roma, qui è Del Vecchio la conclusione, batte proprio su Pagliuca che si salva in qualche modo.
è una Roma che pure è incompleta, gioca una buona partita qui, prima ammonizione per Petruzzi per fallo su Ronaldo. Ancora l'Inter in avanti, qui c'è il colpo di testa di Simeone con Chimenti che si rifugia in calcio d'angolo. Ancora Ronaldo, piuttosto isolato in avanti, sempre temibile nelle sue percussioni, riesce a fare tutto da solo, si presenta dalle parti di Chimenti il suo sinistro sull'esterno della rete, sulla via del completo recupero il brasiliano. E qui è Baggio che sembra dare qualche indicazione al suo nuovo allenatore Lucescu. Errore da parte di Dal Moro, via libera ancora per Ronaldo, palla per Djorkaeff, il cui destro però risulta inoffensivo. Ancora Ronaldo, qui nuovo contatto Dal Moro, Ronaldo, grandi proteste dell'Inter, ancora Longhi, lo vedremo più tardi al lavoro. Poi Roma, grande Roma con Paolo Sergio che si sposta sulla sinistra e comincia a creare grandissimi grattacapi alla difesa dell'Inter. Ancora da sinistra, Dal Moro al centro per Paolo Sergio. Paolo Sergio per Totti che taglia dentro per Dal Moro, l'uscita di Pagliuca, porta vuota e gol di Paolo Sergio. Roma in vantaggio al 37esimo del primo tempo. Riveliamo, rimedia in qualche modo Pagliuca su Dal Moro e il sinistro di Paolo Sergio porta la Roma in vantaggio. Una Roma che ancora insiste, la palla è per Del Vecchio. Del Vecchio riesce in qualche modo a mettere da quest'altra parte per Paolo Sergio. Paolo Sergio alla conclusione, Pagliuca gli sfugge il pallone, fa in tempo miracolosamente a recuperarlo prima che lo stesso superi la linea di porta. Ancora un lancio dalle retrovie, pesca Del Vecchio in posizione regolare, assolutamente solo, errore di Del Vecchio che tira proprio su Pagliuca in uscita. Finisce il primo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0. Anche in avvio di ripresa la Roma si presenta pericolosamente in avanti, qui Winter si fa beffare da Di Francesco ma l'azione viene poi chiusa in calcio d'angolo da Silvestre. È un momento decisivo, nono del secondo tempo, esce Djorkaeff, entra in campo Roberto Baggio. E sarà subito Roberto Baggio a illuminare la scena, eccolo in azione, lancio perfetto in profondità per Ronaldo, il quale tenta di battere Chimenti in uscita, il portiere della Roma riesce a rimediare. Ancora la palla per Roberto Baggio, taglia da quest'altra parte, aggancia Colonnese, rimette al centro, arriva in corsa Coè e il gol dell'1-1. Per l'Inter, rivediamo, vedete Roberto Baggio, perfetto il suo assist per Colonnese che è molto bravo ad agganciare e rimettere al centro, arriva in corsa, smarcatissimo Coè, di piatto destro il gol per l'1-1. Siamo al 13esimo del secondo tempo e avete visto che Baggio è andato a salutare anche il guardalinee, qui fa tutto da solo Zanetti, il suo destro finisce comunque a fondo campo. La Roma tiene ottimamente comunque la partita, Totti converge da sinistra, il suo destro a girare finisce di poco a fondo campo. Gran partita anche stasera di Totti, altro avvicendamento nelle file dell'Inter, entra Zamorano al posto di Winter. Qui un calcio di punizione battuto splendidamente da Roberto Baggio, palo esterno. Baggio che naturalmente è in grande spolvero, qui punta Petruzzi, l'arbitro vede un fallo di Petruzzi, fallo da ammonizione secondo Pellegrino e il secondo cartellino giallo, espulso Petruzzi, Roma in 10. Lungo lancio dalle retrovie, pesca Zamorano, il lancio era stato di Simeone, Zamorano aggancia benissimo e porta l'Inter in vantaggio. Rivediamo il perfetto aggancio del cileno sull'uscita di Chimenti, piatto destro, sfiora il portiere della Roma, non riesce a trattenere e il gol del 2-1 a favore dell'Inter. È una Roma comunque che rabbiosamente si porta in avanti, ancora Del Vecchio cerca di farsi largo, impetuosa l'azione dei giocatori di Zeman, Paolo Sergio ancora da sinistra, per poco non beffa Pagliuca che ha il riflesso per rifugiarsi in calcio d'angolo. La partita resta bellissima e Ronaldo esce, non pare molto convinto, lascia il suo posto a Pirlo, poco più tardi anche nella Roma, Bartlett in campo al posto di Del Vecchio. Ovviamente l'Inter ha grandi spazi a disposizione, lavora bene il pallone Pirlo, lo gira in cross dall'altra parte per Simeone, il cui colpo di testa finisce a fondo campo. Poi nel finale dilaga l'Inter.
conquista palla ancora Zanetti, tocca centralmente a favore di Pirlo, alza la testa, vede Roberto Baggio, tiro a colpo sicuro e gol 3-1 per l'Inter al 41esimo. Ma fino a quel momento la partita era stata in bilico nonostante la Roma fosse in inferiorità numerica. Rivediamo l'assist di Pirlo per Roberto Baggio, il suo gol non è ancora finita. Ancora in profondità, Roberto Baggio, pesca Zanetti, il quale libero, entra in area di rigore, destro vincente 4-1 per l'Inter, che incamera i tre punti, punteggio sicuramente troppo severo per la Roma. Nuova classifica, mentre rivediamo il gol di Zanetti, che vede la Fiorentina al comando a quota 29, con il Parma a quota 26, a 25 il Milan, sale a quota... Stiano attenti tutti coloro che seguono la Roma, i tifosi ai loro nervi e alle loro coronarie, ma anche i giornalisti che potrebbero vedere a rischio il loro posto di lavoro qualora editori e direttori si accorgessero che i commenti sui giallorossi, ormai da mesi, sono sempre gli stessi, tutti uguali. Bella Roma, gioco arioso, veloce, palle, gol a grappoli, ma poche concretizzazioni rispetto all'abbondante produzione. Allora o si trova una via d'uscita magari ricorrendo al mercato, oppure cardiologi e psicologi avranno da fare sempre più spesso con il popolo romanista, i giornali sempre meno bisogno di commentatori e ovviamente la squadra di Zeman meno punti rispetto ai meriti. Quello che è accaduto oggi contro il Piacenza è storia già vista. Differenti solo gli avversari, schiacciati nella loro area nel primo tempo, messi sotto dal gol di Di Francesco, ma pur privi di Inzaghi, uscito per infortunio, capaci di recuperare lo svantaggio grazie ad una delle tante prodezze di Stroppa. Poi, due gol annullati alla Roma, sul secondo dei quali, di Di Biagio, ci sono state molte recriminazioni. Nella ripresa gli uomini di Materazzi vanno subito in vantaggio con un'autorete di Dal Moro su tiro di Rizzitelli, e anche in questa occasione l'operato di Bolognino è stato criticato dai giallorossi. A noi magari non è sembrato regolare il secondo gol del Piacenza, magari ci è sembrato un fallo da rigore specialmente su Dal Moro, però l'arbitro lo vede diversamente, è giusto che decida lui visto che sta lì per questo. Ma Tommasi dopo pochi minuti ha riportato il risultato sulla parità. Il Piacenza a questo punto è cresciuto, ha preso in mano l'iniziativa con scambi e dialoghi che hanno più volte messo in difficoltà gli avversari. La Roma ha speso tantissimo, poi in questo periodo sono stati fermi tutti quanti, 17-18 giorni quel che è, per cui si può pagare anche un attimino qualcosina, bisogna vedere chi ha lavorato in un certo modo in un altro. Io credo che ci vogliono 2-3 partite per trovare squadre che abbiano un rendimento totale nei 90 minuti, per cui ci sono meriti e demeriti. Tra le perle di Stroppa e da Bacheca il tiro dalla linea di metà campo con Chimenti fuori porta che è andato a finire sulla traversa. Zeman ha tentato lo scossone con gli inserimenti di Alenicef e Gautieri al posto di Di Biagio e Paolo Sergio, ma in pochi se ne sono accorti. A fine partita lo sfogo del presidente giallorosso Sensi, deluso da certe scelte arbitrali. Sono amareggiato nei confronti dello sport, ha detto, ma per risolvere i problemi della Roma serve anche altro. Per la Roma, inverno fa rima con inferno. Luogo comune legato alle formazioni allenate da Zeman. I numeri confermano che non è soltanto una battuta. È da vedere il secondo tempo, direi che quelli che lo dicono hanno ragione. Peraltro i giallorossi in questo campionato hanno dimostrato di essere più cicala che formica, non essendo riusciti, come insegna la favola, a mettere da parte i punti nella bella stagione quando hanno giocato il miglior calcio italiano e non avendo le necessarie scorte in classifica ora che le cose girano meno bene. Non è certo colpa della difesa zemaniana alta se si prende un gol come quello di Muzzi dopo neanche 3 minuti. Inutile prendersela con la disposizione tattica se Tommasi sbaglia l'appoggio indietro al suo portiere favorendo la seconda marcatura cagliaritana con O'Neill. Tra questi due gol ce ne sono stati altrettanti della Roma, entrambi di Del Vecchio, al quale oggi sicuramente non si può addossare alcuna responsabilità del fallimento giallorosso. Anche perché nel primo tempo fallimento non c'è stato, Roma infatti più incisiva degli avversari, vicina al terzo gol con il palo di Totti e, anche se non spumeggiante, sicuramente vicina al suo standard. Nella ripresa immediato rischio con destro di Muzzi parato da Chimenti e poi due occasioni degli ospiti, prima con Del Vecchio che controlla bene e si vede respingere il tiro da Scarpi e poi con Paolo Sergio che sbaglia in maniera sconcertante. Dal quarto d'ora in poi Roma disastrosa in ogni reparto.
squadra lunghissima, niente pressing, nessuno che rispetta il proprio ruolo e continui pericoli davanti a Chimenti, fino al gol del 3-2, che porta ancora la firma di Roberto Muzzi, capocannoniere italiano del campionato. Loro rischiano molto dietro, noi abbiamo capito questo meccanismo loro e ce n'è abbastanza bene. Fuori Alenicev e Paolo Sergio, dentro Tomic e Gautieri, ma la Roma continua a soffrire. Incredibile il forcing al 27esimo del Cagliari, che colpisce due volte il palo e poi con Vasari sfiora d'un soffio la marcatura. Nel suo momento più brutto, se non disastroso, la Roma trova la forza per pareggiare con Gautieri. Ma si tratta di un'azione isolata tra le tante, invece, che il Cagliari riesce a costruire per suoi meriti e per il totale sbando della squadra di Zeman. Noi sul 3-3 ci si poteva anche fermare, invece fino al 94esimo abbiamo cercato la vittoria a tutti i costi. Quasi logica la quarta rete dei padroni di casa, perfettamente costruita da Vasari e realizzata con estrema facilità da un O'Neill, splendido nel ruolo di seconda punta. Zeman questa volta accusa il colpo, fuma più del solito e con un certo imbarazzo si immola in una difficile conferenza stampa. Non si può giocare così, noi ci siamo riusciti e dobbiamo sicuramente cercare di cambiare. La quiete dopo tanti giorni di tempesta. Si avverte nell'aria che sarà tutto gradevole, divertente, con le emozioni al posto giusto nel momento giusto. Insomma, qualche ora da godere appieno. Si riscalda anche la mascotte per tenere compagnia al capitano di giornata. L'inizio è frenetico, c'è da allontanare dalla mente l'onta di Cagliari e così ecco il fatto che indirizza il confronto. Merito congiunto a Di Biagio e a Di Francesco. Oggi con Vicenza abbiamo fatto sia la fase offensiva che difensiva la maniera giusta. Il gol l'hai fatto sporco o pulito? Sporco, ma fortunoso, ma importante. Per il Vicenza è un colpo inassorbibile, le assenze, qualche problema nel gruppo, l'avversario assai attento, non consentono recuperi di sorta. Qualche rara sbavatura che non può portare a nulla e dopo qualche cartellino dello svagato Farina, ecco il suggeritore precedente ed un finalizzatore diverso. Fino a quel momento Del Vecchio non si era visto, poi è magicamente apparso. E prima di raccontarvi il seguito, vi proponiamo le immagini di un gradito ritorno, quello di Michael Konsel, 37 anni molto ben portati per lui, viennese di talento. Zeman sorride in forma, Sensi non gli è da meno. Tre giorni fa siamo stati 8 ore insieme, credo qui ci sono anche veramente testimoni. Quindi prosegue la luna di miele. Ma non è, prosegue l'accordo tra due persone che vogliono essere uniti per arrivare a un risultato. Tante cose tengono desta l'attenzione del pubblico, sempre numeroso. Il centravanti si è svegliato e brivio ha il suo da fare. Dabo cerca di ritagliarsi subito il suo spazio nella nuova avventura vicentina. Farina ci dovrà spiegare perché a volte è così attivo ed altra assai meno. Colomba cerca di trovare motivi di conforto. Il gol al sesto minuto. Sì, ci ha condizionato, perlomeno ha condizionato lo sviluppo di questa partita. Abbiamo offerto dei contropiede. In ogni modo, una giornata che qualche nota positiva l'ha data. Cambiano i protagonisti, ma l'arbitro ha deciso il non intervento. Il Vicenza accenna rare iniziative sui fianchi perché Dalmore e Quadrini tengono il campo con perizia. Poi per la serie, due sono pochi, ecco qualche ammucchiata condita da una piacevole finezza. La pressione è costante, non pari in qualche caso alla concentrazione, finché l'ultimo arrivato non arricchisce il suo match con una finezza che porta al gol di Gautieri, terzo ed ultimo. È stata una bellissima domenica. La palla Gautieri è stata una bellezza. Sì, sono contento. C'è da raccontare ancora della lite tra Schenardi e Luiso, cominciata nell'occasione e finita in malo modo negli spogliatoi. Riflettori su Zeman. 27 all'andata, 33 il giorno di ritorno dell'anno scorso, vorrebbe dire 60, che non è poi malissimo. Ma io spero che ne facciamo di più, è normale che dipende da noi, da come andiamo. Io penso che questa squadra ha dei valori, l'ha dimostrato durante l'andata e spero che migliorerà durante il proseguo del campionato. Netta comunque. Un'ora e mezza dopo la fine, la Roma è ancora alla Rechi, quasi volesse, potesse con la sua presenza cambiare un risultato che non la convince. Ed in attesa di uno spiacevole ritorno c'è chi non si dà pace, chi vorrebbe dire, ma non può dire, qualcosa sull'arbitro, mentre l'ultimo ad arrivare è Zeman, un breve saluto, per lui una settimana non facile quella che lo attende. Ma torniamo un poco indietro nel tempo, la giornata è piacevole, c'è chi finalmente sorride perché ritorna a casa, procura gioia e c'è anche un imprecisato gruppo sanguigno.
cioè l'allievo e il maestro, l'hanno detto tutti, e noi non vogliamo essere da meno. E quando si comincia la Salernitana sfoggia coperture sulle fasce e ripartenze frenetiche. Così, prima che la Roma capisca, ecco che Consel è costretto ad avventurarsi in una uscita senza senso. Fesseria generale, tentativo di fuorigioco, Quadrini che tiene Giampaolo in posizione regolare. Gol di un romanista doc, Antonio Bernardini, detto il professore. E vi lasciamo alla voce dello speaker. C'è chi si innervosisce, chi dovrebbe pareggiare, ma si limita ad un tocco senza nerbo, ripetendo diabolicamente di lì a poco la sua incertezza. E poi ecco l'assalto veemente, magari confusionario, ma che dà l'idea che la Roma stia lasciando da parte ogni indugio. Ora l'accerchiamento è in atto, chi ospita sta gradatamente perdendo lucidità e buon per la Salernitana che la palla vada a finire fuori. E qui comincia la sua opera di guastatore Pellegrino, ferma senza motivo l'impeto di chi attacca, in qualche occasione la Roma si ferma da sola, mentre il siculo in nero salva Bolic ormai carico di falli. Solito inizio imbarazzante dei lupi che concedono e molto, poi quando riprendono il filo del discorso vengono interrotti da Pellegrino. Confusione col centrale che va a contrastare l'esterno e con Quadrini fuori posizione, costretto alla rincorsa. Al 2-0 di Giampaolo segue la grande castroneria di chi dirige. Fallo da rigore su Del Vecchio che andava condito con un'espulsione. L'arbitro stava fischiando, poi ci ha ripensato, provocando infinite proteste ed il successivo silenzio stampa della Roma. Il finale è tutto dalle parti di Balli, errori a non finire, fuori casa è usuale, perché la Roma di colpe ne ha e molte, un po' di sfortuna, anche quello è un condimento essenziale. Intanto ecco il 2-1 perché Paolo Sergio riesce per un attimo a giocare a destra e trova il suo capitano. Capitano che meriterebbe l'espulsione, ma Pellegrino ormai è in stato di totale trance. Poi non si gioca più, si arriva inutilmente a 51 minuti e mezzo. C'è un proverbio scuro che dice che prima di poter giudicare una situazione che non si conosce bisogna camminare 2 giorni e 2 notti con i mocassini di quella persona. Penso che rispecchi bene quello che penso io. Ultimi istanti di Roma-Empoli, la squadra di Zeman soffre, il boema in piedi quasi a voler cacciare quel presentimento che diventa realtà pochi secondi dopo. Ma è un pareggio meritato per la formazione di Sandreani, caparbia e grintosa fino al termine. Ottimo poi l'esordio di Cerbone. È tutto troppo bello, infatti come dicevo prima devo ancora svegliarmi, sembra un sogno. Noi non abbiamo mai mollato, anche se giochi sai contro la Roma, perdi 1-0, noi non abbiamo mai mollato e poi siamo stati primati alla fine. Dunque 2 volte gelo all'Olimpico in una giornata dove anche Roma città non è stata risparmiata dal vento siberiano che ha messo a dura prova tifosi, anche più giovani dalla fede incrollabile e gli addetti ai lavori obbligati dal servizio. La Roma non brilla da qualche domenica mentre l'Empoli accusa defezioni importanti tra cui Cappellini e Di Napoli. Zeman comunque sorprende la platea lasciando in panchina Totti, ancora in ritardo di condizione, ma soprattutto il portiere Consel promuovendo ancora Chimenti. Mentre per il brasiliano Fabio Junior c'è per ora la tribuna. La regola in una gara come questa è sbloccare subito il risultato, quello che cerca di fare la Roma, padrona del campo, nella prima mezz'ora, con gli ospiti a soffrire la pressione avversaria e sereni sempre in prima linea. La diga organizzata da Sandreani non cede, dopo aver incassato i colpi non sempre sferrati con lucidità da Del Vecchio e compagni, l'Empoli trova coraggio e scopre di aver scelto bene con Cerbone, il neoacquisto arrivato dal Chievo Verona, l'uomo più incisivo davanti a Chimenti. Dopo l'intervallo rientra una Roma decisa a vincere a tutti i costi e l'Empoli teme di cadere ancora nel secondo tempo come spesso accade alla squadra di Sandreani. Prima un rigore non visto da Collina, poi 2 pali clamorosi, insomma tutto sembra remare contro Zeman. Ma il gelo si addice al russo Alenichev, autore dell'assist per Paolo Sergio che sblocca il risultato dopo pochi minuti nella ripresa. Il vantaggio convince Zeman a mandare in campo Totti, l'uomo giusto per chiudere la partita. Ma la Roma è sempre meno lucida mentre sale il borsino dell'Empoli fino al gol di Cerbone. Un giusto pareggio contro una squadra ora in crisi come lo scorso anno di questi tempi. Un brutto pareggio, nel senso un punto e anche penso brutta prestazione. È preoccupato per questo andamento? Io sono preoccupato per una mancanza di concentrazione. Ripeto, la squadra oggi non ha dimostrato la voglia e applicazione sul campo. L'Empoli ha messo tanto cuore. Con 4 squalificati e 2 infortunati abbiamo giocato una partita meravigliosa, considerando che avevamo dei ragazzi di 20 anni, qualcuno anche esordiente, tipo Marchioni.
A Venezia impazza il carnevale. Dal campanile di Piazza San Marco scende la colombina, la caratteristica colomba di cartapesta. È una discesa lineare, senza intoppi, segno che sarà un buon carnevale, così almeno dice la tradizione. Chissà cosa pensa di tutto questo la Roma, sotto di un gol dopo un minuto esatto. Chimenti fa il miracolo sul colpo di testa di Maniero, ma i colleghi della difesa non lo assistono. E allora, al secondo tentativo, fa centro Recoba. La squadra è maturata, la questa cosa importante, poi l'arrivo di Recoba ha dato quella cosa in più, anzi devo ringraziare il presidente Moratti che ce l'ha mandato, è un giocatore formidabile, insieme con Pippo Maniero. Senza far nulla di trascendentale, la Roma lentamente si ritrova. L'occasione più ghiotta capita in chiusura di tempo a Candelà, ma Taibbi estrae dal cilindro un intervento di classe e si resta sull'1-0. Per poco però, così come nel primo tempo, il Venezia colpisce a freddo anche nella ripresa. Stavolta con Maniero, che scatta sul filo del fuorigioco e firma l'ottava rete in 6 partite. Siamo stati molto bravi a fare quello che il mister ci ha chiesto e niente, sfruttare magari così il contropiede nostro in modo egregio. Ecco. A sorpresa, Zeman aveva preferito il debuttante Fabio Junior del Vecchio. Il brasiliano si muove molto ed è pure sfortunato quando sfiora il gol che riaprirebbe la partita. Io penso che si è comportato bene. Ha aiutato la squadra a giocare, anche se magari negli ultimi 16 metri siamo arrivati poco con lui. Movellino invece è fortunato. Dopo un'ora coglie il rientrante Carnasciali e inserisce Ballarin, che nel giro di 60 secondi firma il primo gol della sua ancora breve carriera in Serie A. In attesa che la giustizia sportiva si esprima sulla partita con i Bari, il Venezia scala dunque la classifica, forte di un attacco irresistibile ma anche di un centrocampo nel quale Iachini, Volpi e Pedone garantiscono quantità e qualità. In quanto alla Roma, la rete di Di Biagio non illude nessuno. È crisi nera, crisi di cui si fatica ad individuare le cause. Ma a questo punto penso che è meglio non guardare la classifica, perché per noi è brutta. A questo punto bisogna guardare le partite che vengono e cercare di fare una alla volta, cercando di recuperare terreno. Io penso che questa squadra non deve mollare, ha delle possibilità e spero che ne approfitti. Troppo lungo per Palmieri, troppo corto per Montella, anticipato da Aldair. Adesso il colpo di testa di Lassissi, direttamente però su Alenicev. Apertura per Fabio Junior, posizione regolare, Fabio Junior, tira gol! Ed è il primo gol casalingo di Fabio Junior! La parata di Chimenti, ancora Lecle, insiste la Samp, battuta tagliata e poi c'è il gol, il gran gol da parte di Lassissi, 1-1. Adesso lontano il pallone Sakic, però ha raccolto Alenicev che ha già dato a Candelà. Ancora Candelà, pallone lungo verso Cafu, la sponda verso Paolo Sergio, il pallone in gol! 2-1, Paolo Sergio con entrato e si sblocca nuovamente il punteggio al 39esimo. Fuori Lassissi, Tommasi, cerca la conclusione, Paolo Sergio e tiro ed è il gol convalidato, 3-1, ancora Paolo Sergio. Poi è stato molto coinvolgente nella seconda parte e vediamo le occasioni sprecate da una parte e dall'altra in una bella partita. Non possiamo non rilevare che alla fine la Fiorentina sono 3 partite che non segna e che guarda caso l'ultimo gol che la Fiorentina ha ottenuto in campionato, facciamo salvo naturalmente la Coppa Italia e qui c'è il signore, e l'aveva segnato proprio Battistuta all'82esimo di Fiorentina-Vicenza, vinta 3-0 dai Viola ed era il 31 gennaio.
Non si può naturalmente far passare in secondo piano che l'assenza di Battistuta toglie proprio quella parte di incisività finale della quale la squadra ha risentito, come ne ha risentito peraltro la Roma. Qui vediamo una tremenda conclusione di Totti e abbiamo visto un Fabio Junior che ne ha sbagliate anch'egli. Ma comunque una Roma che è sembrata quantomeno convalescente rispetto ai malanni recenti, vedete come si è salvata qui nel finale nella Fiorentina e come poi a sua volta si salvi la Roma dalle incursioni dei Vio. Cerca Totti, lo trova, il movimento di Francesco, Totti con l'esterno, grande intervento di Costa Curta, poi di Francesco in anticipo, vantaggio, Paolo Sergio prova a entrare, fermato, tutto regolare. Scivola Di Biagio, in qualche modo per Totti, palla ancora in gioco, Totti prova ad andare via, due dribbling, Totti ancora, Totti con il sinistro, dentro, pallone buono, Paolo Sergio, 1-0. Cerca di uscire Bacchini che viene fermato, si prosegue con la Roma sempre in attacco, Di Biagio cerca ancora di Francesco, il suggerimento in area, batte il tiro, la conclusione era di Fabio Junior del gol, il gol del vantaggio della Roma con Fabio Junior. Apprezzabile, direi poco lucido lo sport dell'Udinese, ha quasi mai creato problemi veri alla Roma in questo secondo tempo. Valem, il suo cross basso, Amoroso riesce a controllare, sbiscia via Amoroso, c'è il contatto e arriva il calcio di rigore. Calcio di rigore per il contratto tra Uomo e Amoroso, le proteste di Chimenti, ma non ha dubbi Bettin, sguscia Amoroso, la trattenuta di Uomo. La grande chance dell'Udinese di arrivare al pareggio. Parte il brasiliano e la palla è fuori. Grande chance sciupata dall'Udinese con Marcio Amoroso che butta un calcio di rigore. Tanto qui Valem in qualche modo per l'Udinese, poi Genot. C'è poco movimento però degli attaccanti friulani, deve portare palla allora Genot. Arriva ancora il suggerimento per Valem, quindi Amoroso che adesso vorrà farsi perdonare l'errore del dischetto. Ancora Amoroso che entra in area, poi Poggi, solo davanti a Chimenti, Poggi! Ancora Chimenti che salva, poi Jorgensen ed è il pareggio! L'Udinese arriva al pareggio con Martin Jorgensen, ha avuto ragione Guidolin. Dalla parte opposta c'è Genot, si va invece al centro per Locatelli che tocca ancora in direzione di Valem, quindi Genot che è libero sulla fascia destra, può crossare il belga, c'è lì il suo centro, il tocco forse di mano di Aldair e in effetti è di mano, vorrebbe Genot il rigore sostenendo che Aldair si trovava all'interno dell'area, il replay ci aiuterà, giudicato volontario il fallo di mano Aldair che era fuori dall'area di rigore. Quando siamo al 41esimo, intanto attenzione perché c'è Amoroso nervosissimo e vorrebbe spiegazioni dal segnaline. Qui Bettina adesso non sa più come uscirne. Attenzione, calcio di rigore. L'arbitro su invito del segnaline ha cambiato idea e ha concesso il calcio di rigore. La partenza di Amoroso contro Chimenti, la sua battuta ed è vincente. L'Udinese si porta in vantaggio quando siamo al 43esimo del secondo tempo e qui Amoroso ringrazia un allenatore davvero speciale. Ora seguiamo questo calcio d'angolo, c'è Francesco Totti, Di Francesco. Ancora Totti, palla dentro, colpo di testa e gol! Roma in vantaggio, cambia tutto all'Olimpico. C'è Binotto su di lui, punta l'uomo Quadrini, poi preferisce il tocco ancora per Totti. L'apertura per Di Francesco. Cerca Del Vecchio, il colpo di testa e il pallone che termina in rete. È incredibile, Marco. We'll be right back.
tanto movimento, poca lucidità sotto porta fino a questo momento per Gautieri. Totti, il movimento, il destro, pallone che rimane lì e poi proprio Carmine Gautieri. Poi Binotto, quindi Cafu, grande confusione in questa fase, sbaglia Cafu, attenzione, 3 contro 3, opportunità per il Bologna, mentre intanto è stato messo giù, credo, Zago. Episodio bruttissimo, attenzione Quadrini, rischia il pallone che termina in gol. Vediamo la decisione da parte del direttore di gara, il gol del Bologna, non nessuno sta... Torino si sveglia più pigra, più distesa, è primavera con la sua festa dell'aria che vuol dire anche amicizia, lontana dalle tensioni. Cambiamo palcoscenico, non siamo più a Piazza San Carlo, ma un pochino più in là, al delle Alpi, e qui ci si attende un'atmosfera ben diversa. Juventus e Roma hanno vissuto un'annata fatta di polemiche, di colpi più o meno bassi, in un abbraccio che è sembrato sfinirle. Ebbene, tolto qualche striscione di pessimo gusto, ma non dovrebbero essere vietati, qualche coro becero, si è andati avanti in tranquillità e questo ha sicuramente contribuito la presenza in panchina di Carlo Ancelotti, nell'occasione buono per entrambe le tifoserie. E la partita, lenta dapprima, più mossa nella parte centrale, molto juventina in quella conclusiva. E cominciano le emozioni procurate dalla freschezza di Thierry Henry, emozioni cui non si sottrae neanche l'avvocato. La Roma è alla caccia di una vittoria esterna che le manca da quasi un anno. Ancelotti non gradisce e lo dimostra. Si vive di gioco e di imprecisioni, ma anche di qualche momento che faremmo volentieri a meno di vedere e a cui non si provvede. Vero Borriello? Il ping pong non è sgradevole, il tepore invoglia al gioco, malgrado le scorie muscolari enormi accumulate nelle coppe. Ed il tempo si chiude con un'emozione procurata dal giovane De Santis ed un'altra dal meno giovane Borriello, che fa proseguire un'azione da fermare e per fortuna sua e della Roma, Consel, il gatto viennese, evita sicure polemiche ed un gol. Il riposo riporta in campo una signora piena di determinazione, peccato però per la stampellata di Amoruso. Risponde il paulista Paolo Sergio, messo in moto da Di Biagio, mentre intanto Zeman se la fuma e Peruzzi ascolta la radio che, in caso di sonno, lo avverte che la Roma passa in vantaggio. Buono l'esterno di Paolo Sergio, stupendo il tocco di Del Vecchio, giunto così al 14° gol. Di vittoria non se ne parla, Beh, anche oggi ci è sfuggita. Bisogna dire che proprio nel finale abbiamo rischiato anche di perderla. Non viene Zeman, che è successo? Ragazzi, oggi non la volevi parlare perché era una partita delicata, c'erano anche tante striscioni a suo favore. Così, dopo molta Roma, è il momento di Fonseca, che vuole che Inzaghi festeggi le 100 in A con il pareggio e che inventa il tocco per Marco Iuliano. Oggi è stata una partita travagliata perché siamo andati sotto e meritatamente abbiamo avuto una reazione forte, meritavamo di vincere, non ci siamo riusciti, però la squadra è viva e questo è importante. E negli spogliatoi coda polemica con un attacco di Aldair Azeman per una filosofia di gioco che da sempre non condivido. Precauzioni una sola, andare a dormire in un albergo isolato fuori città dove la Roma viene raggiunta e festeggiata soltanto da un gruppo di tifosi amici. Tranquillo il viaggio con la scorta della polizia, un po' meno tranquillo l'arrivo allo stadio. Zeman è atteso da una dedica particolare e dopo quella dei tifosi la dedica dell'avvocato. È una partita come tutte le altre? Direi più o meno sì. Juventus Roma era importante quando c'era di mezzo lo scudetto o qualche pericolo. Oggi siamo fuori di speranze o di timori tutte e due. Non ci sono altre, diciamo, componenti in questa partita? Da parte mia nessuna. Da parte della squadra? Non credo nemmeno, non credo nemmeno. Si è ritenuto un po' offeso dalle dichiarazioni di Zeman quest'estate anche lei o è stato comunque sempre superiore? No, guardi, come l'ho detto prima, per me Zeman veramente è nipote di Vic Palek. Vic Palek noi l'abbiamo salvato dalla Cecoslovacchia comunista e l'abbiamo importato in Italia. Quindi anche il nipote ci deve della gratitudine. Lo prenderebbe come allenatore? Zeman no, perché non mi piace il suo modo di allenare la squadra. Il fatto che ci sia la Roma per voi significa qualcosa? No, la vogliamo vincere come le altre, perché è una partita importante.
L'altra volta non avete salutato Zeman. Secondo te oggi i ragazzi lo salutano? Non penso. Il campo dice pari. Zeman affronta a testa alta i tifosi avversari, ma non la stampa. E Di Livio, non potendogli rispondere di persona, lo fa al nostro microfono. Uscita fuori la storia che 4 anni che lo cerco, se le campane sono sempre 2 comunque. Ma tu non verresti alla Roma? Sono alla Juve adesso, non vedo di meglio cosa posso ottenere. Ecco. Ma in casa Juve, clamoroso, c'è qualcuno che ama Zeman. A me... Parlottano Candelà, Cafu e Di Biagio. Ci sarà il tocco di Candelà per Di Biagio. C'è grande movimento in aria. Ecco qua il tocco di Biagio. Pallone deviato, gol! 1-0 per la Roma che passa in vantaggio. Si batte il calcio d'angolo intanto. Resti innocenti per i colpi di testa. Di Biagio, attenzione, porta vuota, gol! 2-0, ancora Di Biagio! Masinga, attenzione Masinga, Consel Masinga! Dentro il pallone, 2-1. Adesso lo sbaglione lo fa Consel. Attenzione al lancio del Vecchio. Del Vecchio si gira, poi Cafu. Ancora Cafu, il tiro, gol, 3-1 per la Roma. Con i gol di Cafu. Francesco, contrastato da Olivares, ha difeso bene il pallone, poi Alenicev, si sgancia Alenicev, da Di Francesco, tiro, gol, 4-1, grande azione della Roma, conclusa da... Tutti gli altri stadi, i giocatori entrano in campo con la maglietta che chiama alla solidarietà verso i profughi attraverso la missione Arcobaleno. Mihajlovic, serbo, resta della sua idea, ha un'altra maglietta. Totti e Nesta in campo tra i più attesi, sono 2 giovani prodotti del vivaio di Roma. Roma in campo con Gautieri, al posto di Paolo Sergio rispetto alle attese. Comincia subito in avanti la Lazio, pericolosa con Vieri. Ancora Lazio che mantiene l'iniziativa un po' a sorpresa e la Roma va in vantaggio in contropiede. Vedete le proteste di Mancini, gran lancio di Totti a Del Vecchio, va via Del Vecchio, affronta Mihajlovic, lo salta, entra in area a sinistra dal basso in alto e 1-0 per la Roma al 13° del primo tempo. Azione veramente splendida da parte di Marco Del Vecchio, vedete la sua battuta che non lascia scampo al portiere laziale. 1-0, si rovescia naturalmente in avanti la Lazio, il colpo di testa di Vieri alto sull'uscita del portiere Consel. La partita è vibrante, molto molto bella. Roma ancora in avanti, pallonetto splendido di Totti per Cafu che in pratica grazie a Marcheggiani. E la Lazio naturalmente mantiene l'iniziativa, qui è Vieri che va alla conclusione, ancora molto buona la risposta del portiere avversario, non c'è un attimo di tregua, errore da parte della Lazio, tenta di approfittarne la Roma, palla verso il centro e c'è poi il tiro di Alenicev dopo che Del Vecchio aveva anticipato Marcheggiani. Palla finita in calcio d'angolo, Totti, siamo in chiusura del primo tempo, il suo traversone Del Vecchio ancora prontissimo, appostato sul palo più lontano, mette dentro il pallone del 2-0 per la Roma. Prontissimo Marco Del Vecchio, anche molto abile, vedete che Nesta tenta di trattenerlo in tutti i modi, sgomitano i due, Nesta lo lascia proprio nel momento meno opportuno perché Del Vecchio va a ribadire in gol da distanza ravvicinata. Ancora la Lazio prima della chiusura del tempo pericolosamente in avanti, ma la conclusione di Salas è bloccata da Consel che poi viene toccato anche da Vieri.
Secondo tempo, Lazio impetuosamente in avanti, Vieri prova la conclusione, il suo sinistro sfila a fondo campo di pochissimo. E in pratica le due squadre si scambiano il copione, la Roma che gioca in contropiede, la Lazio che è costretta ad attaccare, bravissimo Del Vecchio anche in questa circostanza, contatto con Nesta, qualche protesta di Del Vecchio si prosegue. Il secondo tempo è meno bello rispetto al primo, c'è anche tutta una girandola di sostituzioni, entrano in campo Lombardo e Boxic per Conceição e Salas nella Lazio, poi esce anche Mancini che non gradisce e nella Roma c'è l'ingresso in campo di Paolo Sergio. E qui vedete che proprio Paolo Sergio entra in contatto con Mihajlovic, sgomitano, si picchiano i due e vengono espulsi entrambi. La partita fila via con la Roma sempre molto pericolosa che agisce prevalentemente di rimessa, ma poi quasi a sorpresa la Lazio torna in partita. Pancaro da sinistra, il suggerimento per Nedjeve, il tiro che non viene trattenuto dal portiere Consel è messo in gol da due passi da Vieri. E siamo al 33esimo del secondo tempo, vedete Vieri facilmente in gol. Roma comunque che agisce sempre in contropiede, va via Di Francesco, lo attacca come ultimo uomo Nesta, già ammonito peraltro, espulso anche Nesta, resta in 9 la Lazio. E la Roma naturalmente ha spazi a disposizione, nel finale c'è questa palla offerta da Totti a Leinicev che è bravissimo, converge, doppio tentativo sulla respinta di Consel da parte di Totti e al secondo tentativo Totti mette dentro il pallone del 3-2 per la sua grande gioia personale dei tifosi della Roma. Rivediamo anche questa azione, è stato un derby accesissimo, un derby vinto per 3-1 dalla Roma, un derby che configura una classifica nuova e interessante. Lazio naturalmente sempre al comando a quota 56, il Milan è secondo con 4 sole lunghezze di ritardo, poi la Fiorentina a quota 51, il Parma a quota 48, Udinese e Roma viaggiano assieme a quota 45. Scene di festa in un interno mentre di fronte in molti si chiedono come sia stata possibile la sconfitta. Eh sì, perché alla festa finale del Perugia, alla vigilia, nessuno dava credito, ma andiamo con ordine. La prevista invasione del popolo romanista c'è stata. La polizia era tanta e per fortuna quasi inoperosa. Il sole ha fatto finalmente capolino sul Curi, mentre in un angolo tutto solo Pierluigi Collina si è dedicato ai consueti esercizi. Il Perugia ha riunito ogni energia in una sorta di rito propiziatorio che ha portato evidentemente bene, perché la doppia occasione degli invasori non porta a nulla. Si scivola sul campo e Consel se ne accorge subito, ed in particolare quando Rapaic mette in azione il suo sinistro e Nakata è furbo nell'abbassarsi, il tocco di Tedesco è elementare. Ma nella giornata delle emozioni, delle stramberie a catena, ecco la risposta di Totò Matrecano, un abile tocco d'esterno nella sua porta, ed è 1-1. E da quel momento il Perugia scompare, il terrore corre sul filo con prove ripetute di acrobazie e sorte per i grifoni senza becco e artigli. C'è uno spezzino che di mestiere fa il numero uno, che si oppone ripetutamente come può. Ma arriva, perché così è scritto, il gol degli invasori che sembra quello che allontana ogni speranza umbra. Mischione terribile di Francesco implacabile. Matrecano la combina grossa, ma chi deve vedere fa proseguire. E poi ecco il fatto che non t'aspetti. Che significa per un piccoletto come te far gol di testa in mezzo a due giganti? Innanzitutto è il secondo gol che faccio di testa nella mia carriera, quindi è già una cosa difficile per me. Il rammarico per l'immeritato si acuisce quando Del Vecchio trova la traversa sul suo cammino e Totti l'interno di un palo che salva probabilmente la stagione perugina. È un peccato perché abbiamo nelle altre partite fuori casa forse non riuscivamo neanche a giocare bene, mentre oggi abbiamo giocato veramente bene. Abbiamo creato tantissime palle gol, abbiamo preso 3 pali, abbiamo fatto 2 gol, ma alla fine, ripeto, abbiamo perso. Intanto l'attacco continua, Mazzantini è un fulmine, Collina meno, perché forse ha problemi col riverbero del sole, che si ripetono in maniera evidente quando Sogliano scambia l'area per un tram affollato. E poi cambia tutto, Aliencev trova il rosso, è il 12° della stagione per i lupi e così comincia la discesa per gli umbri. La porta dapprima non viene trovata, poi ci si avvicina sempre più finché non tocca al migliore in campo il gol decisivo. Purtroppo abbiamo sbagliato tante occasioni,
penso che bastano per 5 partite e siamo stati finiti. Ci sono altre 5 partite e penso che la squadra, il piano di gioco c'è, poi è normale che bisogna chiuderli diversamente. Che lassù qualcuno lo ami non c'è dubbio, come è ormai certo che il farmacista Totti goda anche qua giù di straordinari suffragi popolari. Eh sì, perché ci è voluto tutto il suo sapere pallonaro per avere ragione del Parma, che lassù, al contrario, non è molto amato. E dopo aver svelato l'assassino, cominciamo dall'inizio, dai tanti assenti emiliani, Malesani ha in panchina due portieri, che però non ne condizionano affatto la fluidità della manovra. Miracolo del gatto viennese sul sempre vivo Balbo. Noi veniamo in un ciclo terribile, abbiamo fatto 6 partite, una ventina di giorni, 2 semifinali, una finale. Abbiamo giocato a Milano, a Roma, quindi sicuramente adesso avremo più tempo per riposare, recupereremo i ragazzi che sono un po' infortunati, quindi il Parma sicuramente farà un finale campionato alla grande. Qualcosa si muove dalle parti di Buffon, costantemente attento, con quelle manone che danno sicurezza. Poi cambiano le cose perché si infortuna Consel e si rivede Chinetti. Mischione su palla inattiva, problema eterno della Roma. Intanto Di Francesco e Bettin si scambiano qualche opinione, cosa impossibile tra qualche tempo perché l'arbitro padovano smetterà a fine stagione. Alleluia. A proposito, il Parma gioca meglio e si vede, ma è già scritto che sia l'ennesima giornata storta. Questo credo che sia il copione che ci caratterizza da parecchio tempo in campionato. Noi purtroppo rispetto alle coppe manchiamo anche un po', credo, di buona sorte, perché non si può giocare così e poi perdere, addirittura perdere. Totti intanto continua a dispensare suggerimenti, mentre dall'altra parte le solite palle inattive sono preda degli invasori. Roma prevedibile, Parma attento a non lasciare spazi, e allora è raro vedere uno sfondamento che porti a qualcosa. Intanto qualche imbecille inganna l'attesa esponendo uno striscione vergognoso contro una pagina importante della nostra storia. Penso che tutte le squadre hanno giocato con preoccupazione, nel senso che Parma non si è sbilanciata mai, noi non abbiamo affondato mai, quindi non si è visto, non si sono viste grosse cose, anche se poi a contare le occasioni penso che Parma le ha avute migliori di più. E improvvisamente chi ospita cambia atteggiamento. Di Biagio appena entrato vivacizza il tutto. Di Francesco stava già esultando. Sì, devo dire che avevo visto la palla dentro perché pensavo lui non ci arrivasse più, invece ha avuto così un balzo felino, è stato bravissimo. E poi ecco la riproposizione del fatto saliente che suscita una doppia reazione parmigiana. Aldair è sempre un fenomeno, Chimenti ci mette tutta la buona volontà. Ma non è finita, l'evento riparatore poteva accadere, ma non sarebbe certo stato in sintonia con questa stagione. Io credo che se uno guarda il calendario, noi, sia perché abbiamo un punto in più, sia per le squadre che dobbiamo incontrare, siamo leggermente favoriti. Ecco. Penso che la Champions League non ci sfuggirà. Affondano al quinto tiro da fuori senza grandi pretese di Candelà. L'Inter gioca con 4 difensori, oltre a Libero Bergomi, Colonnese su Del Vecchio, Silvestre su Paolo Sergio e Simic su Totti, che qui, servito da Alenicev, evita Simic ma non inquadra il bersaglio. Al 18esimo, primo a fondo dell'Inter e primi dolori per la difesa in linea di Zeman. Baggio in profondità per l'inserimento di Ronaldo, che scatta, supera Consel e deposita in rete. Inter in vantaggio, un gol importante perché i nerazzurri non segnavano su azione in trasferta da 742 minuti. A rallenti Ronaldo, servito da Baggio, non ha problemi, questa è la sua classica azione, gli vale l'11esimo gol stagionale, il 10° in campionato. Baggio Ronaldo, il primo ispira, il secondo castiga la difesa in linea giallorossa. Gol dell'1-0 per l'Inter. La Roma accusa il colpo, l'Inter acquista fiducia, Baggio cerca la prodezza. Consel neutralizza la conclusione velenosa dell'interista. Ma sugli sviluppi del calcio d'angolo l'Inter raddoppia. Coe per Zanetti, che apre con l'esterno sulla destra per Baggio, che aveva battuto dalla bandierina. Baggio aspetta la disposizione dei compagni, palla per Zamorano che batte ancora Consel. 2-0 è un Inter inedita per questa parte della stagione, un Inter diversa che conduce all'Olimpico, la conclusione vincente di Ivan Zamorano. La Roma cerca la reazione, la difesa dell'Inter gli dà una mano, è quella di Silvestre che strattona Paolo Sergio in aria. Per Collina è calcio di rigore, trasformazione affidata a Totti che non sbaglia trovando l'angolino. 2-1 si riapre la partita con il 14esimo gol stagionale di Totti, il 10° in campionato. Siamo al 26esimo. Ancora Baggio per l'Inter, punizione verso il palo più lontano, palla fuori di poco.
ma al 34esimo Consel si deve ancora arrendere. Stavolta è Zanetti ad agire indisturbato, suo l'assist per Zamorano che brucia sul tempo Aldair e Candelà si decentra, ma quel poco che basta per vedere ancora la luce della porta. 3-1, doppietta di Zamorano, per lui 12 gol nella stagione, 9 in campionato. Inter dominatrice del primo tempo all'Olimpico, la conclusione di Zamorano. Finale di tempo per il tentativo di rimonta della Roma, ma c'è il Pagliuca dei tempi migliori, provvidenziale prima su Candelà che si dispera e un minuto dopo su Del Vecchio che riceve palla in area da Zago, evita Colonnese e impegna severamente il portiere. Primo tempo che si chiude sul 3-1 per i nerazzurri. Nei primi minuti della ripresa l'Inter dimentica la concentrazione negli spogliatoi, la Roma ne approfitta, sono passati 2 minuti dalla pausa e Paolo Sergio, lasciato solo, batte Pagliuca, l'assist di Tommasi. 3-2, undicesimo gol per Paolo Sergio, servito perfettamente dal giocatore entrato al posto di Alenicev nell'ultima parte del primo tempo. La Roma vede l'Inter in difficoltà e punta al pareggio, fa bene perché un minuto dopo lo raggiunge, cross di Paolo Sergio e zuccata vincente di Del Vecchio che anticipa Colonnese. 3-3 con 2 gol in 3 minuti. Per l'ex Marco Del Vecchio, rete numero 22 della stagione, e ci sono anche problemi fisici per Pagliuca che aveva subito un colpo in chiusura di primo tempo. È una ripresa totalmente diversa dal primo tempo, l'Inter torna a essere quella brutta delle ultime esibizioni e per poco Del Vecchio non la stende definitivamente. Ma la storia di questa sfida all'Olimpico è avvincente, c'è spazio per un nuovo acuto dell'Inter, azione a 3, Baggio, Zamorano e Ronaldo che segna la rete del 4-3. Doppietta anche per il brasiliano, 11° gol in campionato per un giocatore che si trova particolarmente a proprio agio con l'allegra difesa della Roma. Un'emozione dopo l'altra, ora tocca alla Roma che con Zago impegna Pagliuca, miracoloso sull'arrembante Del Vecchio. Il portiere nerazzurro non ce la fa più, al 19° è costretto a lasciare il campo, via libera dunque per il giovane Frei. Il primo brivido per lui arriva da una conclusione di Di Francesco servito da Paolo Sergio, destro fuori di pochissimo. A Di Francesco va meglio al 34esimo, Paolo Sergio prova il tiro e un assist per Totti che gira per Di Francesco, il gol del 4-4, il primo subito da Frei in questa serata ricchissima di gol e di errori difensivi. Rivediamo il destro di Di Francesco, 7° gol in campionato per il centrocampista, 4-4. Nell'Inter entra Jorkaef, cerca subito l'azione personale, il francese si avvicina minaccioso all'area, scarica un destro impressionante e risponde bene Consel. In una serata così emozionante non poteva mancare un episodio che farà discutere. Ronaldo segna su assist di Baggio, gol annullato per fuorigioco, forse non c'era. Tocca alla Roma dalla parte opposta, Del Vecchio l'occasione per chiudere i conti ma fallisce l'impatto col pallone. Siamo ai minuti conclusivi ed eccoci al colpo di scena, punizione di Baggio, colpo di testa vincente di Simeone ed è 5-4 per l'Inter in una partita incredibile. Rivediamo il colpo di testa dell'argentino dopo l'esultanza. Simeone stacca su Tomic e batte Consel per il gol del 5-4. Ultimo sussulto, punizione di Totti, devia forse con il braccio Jorkaef Di Francesco, ma è grande Frei. Siamo al 90esimo, Empoli, Udine, Graz, Olimpico di Roma. Queste le 4 vittorie in trasferta dell'Inter in questa stagione. Inter che risorge dopo una settimana di cura a Oxo. La partita. Una città schierata perché il giorno è importante e allora tutti allo stadio con sole 5.000 lire e la grande speranza a cui aggrapparsi. Non c'è Stroppa ma c'è Inzaghi e poi ecco Materazzi, l'allenatore dell'Attimino con un cuore grande così e Zeman, il pifferaio di Hamelin, pardon, di Praga. Ricordate quello che tutti seguivano, fossero essi topi o bambini. Ebbene, le sue nefaste previsioni settimanali si sono puntualmente verificate. Si comincia con un paio di entrate senza senso, una costa a Paolo Sergio 6 punti sulla tuta. C'è chi ha un obiettivo da perseguire e lo vuole raggiungere a tutti i costi e chi assiste passivamente agli eventi. Che il Piacenza non abbia grande qualità si sa, ma gli attributi sono parte integrante della sua essenza. Non ci piace il tuffo dell'Inzaghi più alto e poi siamo all'orda selvaggia, tutti dalle parti di Consel che cerca di salvarsi come può. Roma in affanno con i singoli che perdono ogni duello, quindi motivazioni e forma fisica precarie. Ed in mezzo a tanto 2 conclusioni dalla distanza che non creano imbarazzo a Fiori. Troppo poco per accampare pretese, mentre quando la coppia campano-lombarda si distende in avanti sono dolori. La Roma malgrado tutto ha l'occasione di passare, ma sarebbe stato di pessimo gusto. Invece il duo di cui abbiamo detto poc'anzi, questa volta non manca l'appuntamento col gol. 5 squadre ora sono sotto. Ma non dobbiamo ripetere l'errore che abbiamo fatto dopo la vittoria di Empoli, dove guardavamo dietro. Che dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo prepararci veramente perché abbiamo 2 partite impegnatissime, come hanno perso le altre possiamo perdere anche noi.
L'Inzaghi più alto tenta anche il colpo a sensazione e si finisce con l'idea che al Piacenza manchi numericamente qualcosa. Quando si ricomincia ti aspetti qualcosa di importante dagli invasori, che invece si frenano da soli. Entra Struppa perché non è più il momento delle frenesie, bisogna ragionare e Giovannino mette subito Dionigi in condizione di nuocere. Entra Bartel, reduce da chi l'ha visto, e per un'inezia non pareggia, finché il Piacenza non chiude il conto e lo fa con un romano e romanista che non pensava di poter mai vivere un'emozione così forte. Allora Di Francesco, in una settimana due brutte storie, che è successo? Due brutte sconfitte che hanno compromesso il nostro cammino verso la Champions League, e adesso ci dobbiamo guardare anche un po' dalle altre per non finire all'Intertoto. Non sarà che la squadra non risponde più a quello che il tecnico vuole? Ah, io penso di no. Innanzitutto sarebbe sbagliato pensare a tutto questo, anche da parte di un calciatore, perché bisogna essere prima di tutto professionisti, poi il resto non conta. Prima, durante e dopo. Questo a Roma, patria dei figli di Nerone, che come si sa amava scherzare col fuoco. Rivalutato in questi giorni l'imperatore, non ci sentiamo di poter fare altrettanto coi suoi eredi, contestatori e imbecilli. E torniamo alle cose piacevoli e normali, come raccontare le gesta di Capitan Totti o l'affetto strappalacrime di Gigi Di Biagio, forse alla sua ultima esibizione con la maglia della Roma. E il Cagliari? Simpatico, salvo, capace a tratti di meritare applausi. Serve vincere agli uomini di Zeman che, malgrado abbiano perso qualcosa in smalto e idee, le tentano proprio tutte nel loro assalto al Veneto Scarpi. A rendere tutto un pochino più semplice riesce il bimbo d'oro al secolo, Checco Totti, assistito da Aldair, il cui sogno giovanile è sempre stato quello di giocare centravanti. Le pause mentali sono una costante del torneo romanista. Di una di esse tenta di approfittare un ex importante, Muzzi, senza però riuscirci. Le motivazioni di chi punta all'UEFA sono superiori a chi è già salvo dal turno precedente. Così arriva il gol che sembra tranquillizzare la platea. Un gesto tecnico di rilievo. Ottima mira, no? Sì, oggi è stato un tiro di precisione, ci sono riuscito, potrò farne anche un altro, ma non me l'ha deviato un difensore davanti a me. Abbiamo fatto fatica come abbiamo fatto ultimamente fatica, però è venuta fuori una vittoria importante, fondamentale, che ci darà la carica giusta per andare a vincere anche Vicenza. Accenni vigorosi di reazione col capitano, che cerca comunque di tenere lontani gli inseguitori. Ventura, quando si riprende, cambia in difesa ed in attacco e la sua formazione si giova e molto dell'inserimento del camerunense Ndombele. Un quarto d'ora di paura densa, forte, perché fa riaffacciare i fantasmi dell'ultimo negativo periodo, finché un altro romano e romanista, Cavezzi, non pone fine alla rabbia cagliaritana con un palo che sa di liberazione per la sponda opposta. Questo è un anno secondo me da incorniciare, perché per una neopromossa con tanti esordienti tutte le domeniche in campo, salvarsi con due domeniche in anticipo, valorizzare un'infinità di giocatori, battere tutte le grandi sul proprio campo, credo che sia un anno importante. Tutto il resto a tinte gialle e rosse, con il capitano che si sbizzarrisce nel mostrare il suo repertorio che vale il prezzo del biglietto, parole e versi di Zdeněk Zeman. Ci provano un po' tutti, anche perché finalmente c'è la squadra titolare in campo, cosa vista solo in altre due occasioni nell'annata. Ci sono da registrare ancora il terzo gol di Totti, che conferma così un bagaglio tecnico sempre più completo, e le conclusioni di Zeman. È cambiato qualcosa, visto che abbiamo recuperato su Udinese, che è sempre un vantaggio ma un svantaggio. Com'è stato il sabato di Zeman? Ha visto le partite? Sì, ho visto le partite. Esultano i tifosi giallorossi, la vittoria di Vicenza frutta un posto in Coppa UEFA a prescindere da Juventus e Udinese, con cui la Roma ha chiuso a pari punti. Qualche rammarico per aver mancato la Champions League? Beh, io sono convinto che ci hanno giocato contro tanti episodi sfortunati. Penso che con la squadra abbiamo raggiunto il minimo, è sempre importante perché è sempre una competizione e ci sono le squadre anche importanti che non ci sono riuscite. Il Vicenza, già retrocesso e ampiamente rimaneggiato da infortuni e squalifiche, ha reso vita difficile per tutto il primo tempo alla squadra di Zeman, subito pericolosa con Totti e Del Vecchio. Consel è bravissimo a neutralizzare una conclusione ravvicinata di Schenardi e poco dopo ad anticiparlo sul lancio di Ambrosetti, ma tocca a Brivio il lavoro più duro, prima su Del Vecchio, poi su Aldair da pochi passi. Il cross di Paolo Sergio al 27esimo sembra innocuo, Del Vecchio non ci arriva, ma Brivio è sbilanciato e la Roma va in vantaggio. Per 7 minuti, bella combinazione Zauli-Schenardi di Carlo e Ambrosetti pareggia i conti. Ancora Ambrosetti solo in area giallorossa, stavolta la mira è sbagliata.
Il tempo si chiude con altri due salvataggi di brivio su Paolo Sergio e Del Vecchio e nella ripresa con Gautieri al posto di Paolo Sergio e poi Fabio Junior per Del Vecchio non c'è più partita perché dopo 9 minuti l'arbitro Trentalange giudica irregolare questo intervento di Dabò già ammonito su Totti. Vicenza in 10 e la Roma dilaga, raddoppia con Del Vecchio al 17°. Poi completano l'opera proprio Gautieri e Fabio Junior poco dopo la mezz'ora in 2 minuti. Il caldo fa brutti scherzi, i carabinieri provvedono prontamente. E Reia resterà? Ci penserò insomma in questa settimana perché mi piacerebbe anche rimanere.